Bentrovati, tra poco l'appuntamento con l'informazione. Operazione colpo di grazia nel Niseno, eseguite 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Stalking, un arresto a Caltanissetta, una donna è finita al pronto soccorso. Polo civico, presentazione del candidato sindaco Ruvolo in vista delle prossime elezioni amministrative. A tra poco. Bentrovati, nuovo appuntamento con l'informazione. Operazione colpo di grazia nel Niseno, eseguite 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale Niseno su richiesta della DDA nell'ambito dell'operazione colpo di grazia. I provvedimenti restrittivi riguardano Antonino Bracco, 65 anni, Niseno, attualmente detenuto, Giuseppe Armando D'Arma, 60 anni, Gelese, già detenuto, Salvatore Dario Di Francesco, di Serra di Falco, 54 anni, Antonio Giovanni Maranto, di Polizzi Generosa, 50 anni, Angelo Palermo, 57 anni, Niseno, attualmente detenuto, Giovanni Privitera, di Vallelunga, 58 anni, e Giuseppe Rabbita, 43 anni, già in carcere. Tutti indagati per estorsione aggravata. Dalle indagini sarebbe emersa una stabile struttura articolata di Cosa Nostra. Raccolte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Carlo Alberto Ferrauto, Pietro Riggio, Aldo Riggi, Francesco Ercole Iacona, Agesilao Mirisola, Salvatore Ferraro, Giuseppe Giovanni Laurino, Ciro Vara e Antonino Giuffrè. Le estorsioni avrebbero riguardato 8 appalti, la realizzazione del depuratore ASI di Caltanissetta, il completamento della viabilità della zona ovest e della zona nord di Calderaro, la realizzazione del Museo archeologico di Santo Spirito, la realizzazione della Chiesa di San Luca, la manutenzione straordinaria per la continuità e la sicurezza del transito mediante la sistemazione dei tratti saltuari della Provinciale 64, Serra Fichera, Stazione Vallelunga, il rifacimento di Via Paladini e quello dell'impianto fognario del villaggio Santa Barbara. Oltre al pagamento del cosiddetto pizzo, ammontante al 2% dell'importo degli appalti aggiudicati, diversi episodi contestati sarebbero stati connotati dall'imposizione di forniture e mezzi. Perché operazione colpo di grazia? Colpo di grazia perché si può dire che è l'ultimo colpo veramente importante che viene dato a Cosa Nostra Niseno nel campo degli appalti. Fino adesso ci siamo occupati delle estorsioni fatte ai commercianti piuttosto che ai piccoli imprenditori per lavori privati. Abbiamo colpito finalmente il grado superiore, l'appalto pubblico che gli stessi appartenenti alla famiglia di Cosa Nostra andavano proprio a cercare nelle riviste, quindi che venivano pubblicate, per andare poi a contattare l'imprenditore e pretendere quello che oramai in un sistema ben chiaro e delineato corrispondeva all'esborso di una somma di denaro del 2% rispetto all'importo dell'appalto, piuttosto che l'imposizione di subappalti a quelle che erano le ditte amiche, cosiddette amiche appunto dell'associazione. Avete fatto un lavoro di ricostruzione storica? Sì, un lavoro veramente importante e certosino, perché abbiamo utilizzato le dichiarazioni di moltissimi collaboratori di giustizia, non solo di Caltanissetta ma anche di alcuni collaboratori del mandamento di Gela e del mandamento di Vallelunga Pratameno. È il lavoro non solo di incrocio ma anche di riscontro rispetto alla documentazione che abbiamo cercato in ogni dove per verificare che effettivamente, come dire, alla base c'era l'inghippo e l'applicazione del sistema oramai studiato è stato accertato, tant'è che il GIP appunto emette le misure cautelari a carico di tutti i soggetti da noi indagati. Quali sono stati i casi più eclatanti emersi nell'indagine? Ma i casi più eclatanti sono sicuramente quelli, il caso più eclatante è quello che riguarda il lavoro di metanizzazione che viene fatto a Vallelunga Pratameno, perché addirittura qui vediamo l'interessamento non solo di Antonino Giuffrè, al quale all'epoca venne ritrovato anche un pizzino che richiamava questi lavori e che poi lui spiegò ampiamente, ma addirittura il placet di Bernardo Provenzano, proprio sul fatto che Giovanni Privitera, uno degli odierni arrestati, si dovesse occupare incondizionatamente della gestione di questa estorsione. Ora come cambia lo scenario?
ma lo scenario fondamentalmente adesso ci pone davanti ad una sorta di piazza pulita che oggettivamente è stata fatta. Moltissimi di questi imprenditori facenti parte del sistema sono quelli che poi sono diventati anche collaboratori di giustizia, quindi il campo è un po' sgombro, fermo restando che l'attenzione rimane sempre alta. Un tempo si diceva che Caltanissetta fosse un'isola felice. È quello che mi avevano detto quando ho preso possesso dell'ufficio di procuratore di Caltanissetta nel 2008, invece ho dovuto registrare che le cose non stavano così. Questa è un'indagine iniziata appunto quando io sono stato nominato procuratore della Repubblica di Caltanissetta. Negli anni sono state eseguite varie misure cautelari, questa ha chiuso il cerchio, per questo è stata chiamata colpo di grazia. Il sistema di controllo degli appalti dell'ASI e di altri enti pubblici che prevedeva il controllo asfissiante di Cosa Nostra attraverso l'imposizione del pizzo nella misura del 2%, ma anche le forniture e i subappalti, è stato interrotto. Oggi possiamo dire che la situazione è notevolmente cambiata e migliorata per la cittadinanza di questa provincia. A San Cataldo i carabinieri hanno notificato un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna a Clemente Palermo, 55 anni, commerciante, per ricettazione in concorso e calunnia tra il 96 e il 2003. L'uomo dovrà scontare 5 anni e 5 mesi di reclusione al Malaspina di Caltanissetta. Stalking, un arresto a Caltanissetta, una donna è finita al pronto soccorso per lesioni al volto e trauma cranico. Lunedì 10 marzo gli agenti della sezione volanti hanno fermato Michele Rizzo, 43 anni, dopo la chiamata di una quarantenne al 113 che dichiarava che poco prima nella sua abitazione in pieno centro si era presentato l'ex convivente per ritirare i suoi effetti personali. L'uomo avrebbe preso a calci e pugni la porta d'ingresso dell'abitazione, poi avrebbe picchiato la donna. Successivamente interveniva un amico di Rizzo che si schierava a difesa della donna. Sul posto giungevano più tardi poliziotti che bloccavano Rizzo. Dopo una perquisizione, rinvenuti 4,14 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish sottoposti a sequestro. Dopo i rilievi di rito, Rizzo è stato rinchiuso nel carcere Malaspina a disposizione dell'autorità giudiziaria. La donna è stata trasportata al pronto soccorso per lesione al volto ed un trauma cranico, giudicati guaribili in 10 giorni. A Leonforte un uomo si è dato fuoco stamani al comune, adesso è ricoverato al civico di Palermo per le gravi ustioni riportate. Da una prima ricostruzione il protagonista della vicenda avrebbe attuato il disperato gesto dopo aver compreso di non rientrare nella graduatoria per l'assegnazione di una casa popolare. Michele Radelfa, 42 anni, con 3 figli, aveva chiesto più volte l'assegnazione di un alloggio vista la condizione di disoccupato in cui versava da tempo. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. Polo civico, presentazione del candidato Ruvolo in vista delle prossime elezioni amministrative a Caltanissetta. Oggi presentazione ufficiale di Giovanni Ruvolo, candidato sindaco del Polo Civico, e presentazione del suo programma. Sì, abbiamo avuto la possibilità di farlo qui all'ex libreria Sciascia perché noi vogliamo ripartire da questo, dalle potenzialità che la città ha perso in questi anni, ma che rimangono nella nostra coscienza collettiva. Il nostro programma, come ho presentato prima, poggia su 2 pilastri che sono la famiglia e il lavoro. Attorno a queste due realtà vanno costruite tutta una serie di azioni che devono permettere a questa città fra 5 anni di poter beneficiare di una città vivibile, di una città che ha delle prospettive, che ha un'identità chiara e dove ogni cittadino sa quale parte può giocare. Chiaramente non parlo soltanto del cittadino comune, ma parlo anche delle forze sociali, delle forze imprenditoriali, della piccola impresa, degli artigiani, che devono sentirsi parte di una progettualità condivisa, sapendo una cosa, che se è importante il capitale economico, perché questo consente di investire risorse appunto di natura economica, non meno importante è il capitale sociale, cioè fatto di tutte quelle competenze, di quella voglia di mettersi in gioco, di mettersi a disposizione dell'altro nella gratuità.
Questo lo faremo perché noi lo siamo, noi il Polo Civico è l'espressione di questa esperienza che abbiamo vissuto nei 5 anni passati e vogliamo condividerlo anche con quelle forze politiche che sentono proprio questo bisogno di rinnovamento, questo bisogno di alzare l'azione politica mettendo al centro la persona e cercando di dare a ogni singola persona la possibilità di esaltarne la propria dignità. A che punto è il dialogo con le altre forze politiche? Ci stiamo incontrando, già ci siamo incontrati nel forum, quell'esperienza è stata straordinaria in cui abbiamo dimostrato che forze politiche anche lontane da un punto di vista ideologico possono sentire la responsabilità di fronte alle emergenze di questa città, arrivando a individuare non solo soluzioni comuni ma anche una metodologia comune. Con questi partiti stiamo continuando questo dialogo, stiamo confrontando la progettualità che ogni singola parte politica sta realizzando e io sono convinto che proprio in virtù di questo bisogno di un rinnovamento anche di natura etica che i partiti stanno affrontando, così come lo abbiamo affrontato noi come cittadini, su quel profilo noi riusciremo a trovare una sinergia, una convergenza e il candidato sindaco sarà proprio l'espressione, la garanzia per la città di questo nuovo modo di vivere una responsabilità politica che ha solo un compito. Quello di dare nuovamente al cittadino la sensazione che la politica è al servizio della città. Boris Pastorello resta parte attiva di questo progetto? Assolutamente sì, oggi abbiamo ufficialmente presentato la candidatura come sindaco di Caltanissetta di Giovanni Ruvolo, la presenza massiccia di tutte le componenti principali del Polo Civico attesta che c'è grande affiatamento, coesione e soprattutto da oggi iniziamo ufficialmente la campagna elettorale per Giovanni Ruvolo sindaco di Caltanissetta. Che tipo di risposta si è colta in questo momento? Ma l'entusiasmo tra la gente, la voglia di questa novità proveniente dall'idea del Polo Civico. Oggi abbiamo presentato anche le principali linee programmatiche del nostro programma, che è un programma corposo che abbiamo voluto sintetizzare per renderlo più accessibile a tutti, più comprensivo a tutti, con delle scadenze a medio, a breve e a lungo termine. Quindi vi invito anzi a leggerlo per verificare com'è facile condividere l'idea del Polo Civico. A San Cataldo i carabinieri hanno eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti di un cinquantenne. Presso l'abitazione dell'uomo sono stati trovati rifiuti di ogni genere. L'uomo è stato segnalato per attività organizzate per il trasporto illecito di rifiuti. Sequestrata l'abitazione e tutta l'area pertinente interessata dal deposito di tali rifiuti. Incidente stradale in via San Giovanni Bosco a Caltanissetta, un automobilista è stato denunciato dai carabinieri. I carabinieri sono intervenuti in un incidente stradale tra due autovetture ed hanno denunciato uno dei due conducenti poiché sorpreso alla guida della propria autovettura sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. L'episodio è avvenuto in via San Giovanni Bosco, scontro frontale fra due Fiat Panda. Dalle analisi al pronto soccorso emergeva che uno dei conducenti aveva assunto cannabinoidi, immediato il ritiro della patente. Successivamente il giovane è stato dimesso per lesioni lievi, l'altro conducente non ha riportato ferite. Vi lascio alla rubrica Salute e Benessere, l'informazione continua su tcsnews.tv. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.